Passiamo a questo punto la parola al capo di Stato Maggiore Generale Vecciarelli. A lei, comandante. Grazie. Fatemi iniziare dicendo che è un piacere vedervi, vedere questa sala piena, perché significa che siamo in tanti ad avere la stessa passione, la passione verso la leadership. E fatemi anche dire che, diversamente da concetti comuni, quale per esempio l'esigenza per gli atleti di allenarsi per 5-6 giorni e poi fare la performance, il risultato al settimo, i leader fanno l'inverso. Fanno risultati tutti i giorni e non si allenano mai. E se ci pensate, da quanto tempo non stavate parlando di leadership? E quindi grazie a chi ha organizzato questo evento, grazie al comandante della scuola di guerra, al comando delle scuole, agli amici Alessandro Profumo, guida Eugenio Grimaldi, al dottor e professor Odoardi. È veramente un piacere avervi con noi e spero che sia utile e fruttuoso per tutti. Stiamo parlando di formazione, io porto la mia esperienza. Oggi per me la leadership è un concetto semplice, non lo è stata per tutta la mia carriera, è stata a volte una spina nel fianco, è stata un'ossessione, è sempre stata una passione. Quando ho iniziato a leggere, a studiare di leadership, e correvano gli anni 70, ho iniziato l'Accademia nel 75, non si parlava di leadership, si parlava di arte del comando. Già questa parola arte discendeva quindi era il Padre Eterno che ti infondeva la virtù del comando, o ce l'avevi o non ce l'avevi. Nel 75 ci insegnavano che prima della Seconda Guerra Mondiale c'erano già stati 100 studi razionali da università sulle teorie dei tratti, quindi come doveva essere il leader. E se ricordo bene, non ricorderò sicuramente bene, dal dopoguerra a quei tempi oltre 200 di studi sui tratti. E quindi noi poverini, almeno io parlo per me, tentavo di capire e poi emulare Napoleone, Cesare, Churchill, Kennedy, e diventavo sempre più piccolo anziché crescere. Terrorizzato da questa situazione, mi sono trovato in mezzo alla realtà, e a un certo punto ti dicono che sei comandante di qualcosa, ma non sai come farlo, ti metti ad affrontare la situazione e continui a studiare tentando di migliorarti. E quindi per me è stata un'applicazione empirica, e sono sicuro per tutti i miei colleghi in uniforme. Avevamo abbandonato gli studi con questa figura epica, eroica del leader, e finalmente un giorno le fortune della vita mi portano a fare un master in studi strategici e mi porta a far scegliere, posso scegliere un corso che si chiamava Leadership and Ethics, e vengo illuminato sulla via di Damasco. Innanzitutto, il comandare è un'arte che si può imparare mettendo ogni giorno un mattoncino accanto all'altro, domandandosi a fine della giornata se hai fatto bene e se hai fatto male, che correzioni puoi mettere ai tuoi errori e tentare di migliorare. E così, da questa mia esperienza, da queste prime conoscenze erudite, scopro per esempio che sarebbe stato opportuno per tutti quanti noi fare un test Myers & Briggs per vedere che tipo di personalità hai. E così scopri che quello che hai tentato di applicare fino allora, e per me è sempre stato un tentativo di confidenza nella maturità dei miei follower, e impostare per quanto più possibile una leadership partecipativa ed inclusiva, e lo faccio ancora oggi, ma non perché sono istintivamente portato a questo, perché io sono, se ricordo bene, un ENTP, Extrovert Thinker with Intuition, e così ho scoperto il mio mondo. Io non mi vado a calare nelle vesti di Cesare né in quelle di Napoleone, io sono un'altra cosa, io devo essere me stesso, ognuno di voi sia se stesso e tenti di migliorare se stesso. Tenti di capire come può mettere se stessa a disposizione dell'organizzazione rappresentandosi al meglio.
Quindi arte, scienza, manager, leader, che tipo di leader? Leader etico, leader morale, leader burocratico, leader autocratico, leader partecipativo. Siate voi stessi innanzitutto, non barate con voi stessi. La buona volontà, la passione, quello vi condurrà verso il risultato. E se io oggi dovessi parlare della mia leadership, e vi giuro che non ho né bevuto né preso cocaina prima, io mi sento un espressionista astratto, Jackson Pollock. E chi lavora con me lo sa che io sono complicato, a volte sono imperscrutabile, è difficile capire il capo. Il capo fa degli errori, ve li lascia fare gli errori, ma il capo ha una visione, ha un obiettivo, ha la missione, ve l'ha tracciata, ve l'ha indicata. E quindi per me l'importante non sta nel valore a sé nella leadership, come se questa dovesse risolvere tutti i problemi dell'organizzazione. Per me è importante tessere una tela astratta, ma che allo stesso tempo dà un'armonia, una cromatica di quello che stiamo facendo, e questa tela è ben calata in un ambiente, in sintonia, in armonia con il mondo. E allora che tipo di leader dobbiamo sviluppare, specialmente noi nelle organizzazioni militari? Noi siamo diversi. Noi non solo comandiamo, non solo facciamo dei leader, non solo abbiamo responsabilità dell'efficientamento del sistema, abbiamo responsabilità di uomini, della vita e della morte di uomini. E allora quando affrontiamo questo, probabilmente il percorso etico è un percorso fondamentale per noi. Ci dobbiamo sempre chiedere se eticamente quello che stiamo facendo ha un valore. E non possiamo chiedere un impegno etico senza prima dimostrarlo. E qui allora ritorniamo ai tratti del leader, quindi l'esempio del leader. Ma nella nostra carriera, e perdonate se mi rivolgo ai miei colleghi, abbiamo fatto di tutto. Io mi sono occupato di personale, di logistica, di operazioni, e poi di procurement, e poi di relazioni internazionali, cambiando mestiere ogni 3 anni. E che tipo di leader devo essere io? Che tipo di leader mi aspetto che siate voi? Io mi aspetto che ognuno di voi, specialmente quelli che hanno una carriera, quelli che sono deputati a diventare ai più alti livelli leader di questa organizzazione, sviluppino fin da piccoli un concetto di leadership strategica, ma sapendo e dovendo imparare a fare il manager, perché comunque abbiamo trattato di pianificazione, a fare il leader operativo, il leader tattico e poi quello strategico. Non si può prescindere da questa crescita, il mettere i mattoncini uno accanto all'altro e fare queste esperienze. E quindi ben venga questo seminario dove parliamo di ambiente volatile, incerto, complesso, mi sembra avete detto, ambiguo, e la R sta per rapidamente mutabile. Ma guardiamoci in faccia, guardiamoci tutti in faccia. Ce lo diciamo, ma poi siamo riluttanti ad accettare il cambiamento. Quel cambiamento di cui stiamo parlando da 2 anni. Siamo come il Gattopardo. Facciamo la sceneggiata che tutto cambi per rimanere come siamo sempre stati. Anzi, ancor peggio, ed è una malattia diffusa, siamo talmente convinti di essere perfetti che non vediamo neanche le meschinità del quotidiano. E allora che questo seminario vi riporti nella testa l'esigenza di cambiare come la prima esigenza della leadership. E quindi io accanto alla leadership, se devo parlare di competenza, metterei leadership and change, ma come un percorso di arrivo, come un punto di arrivo. E inviterei tutti, e magari di giovani ce ne sono pochi, ad affrontare il discorso della leadership partendo dai tratti, andandosi a studiare i grandi condottieri, i grandi politici, i grandi manager. E una volta identificato quello che per lui rappresenta, secondo la sua personalità, il tipo di leader che vuole essere, andare ad analizzare cosa significa il contesto del gruppo, una leadership situazionale,
essere capace di gestire tutte le varie complesse situazioni in cui si potrà trovare e poi domandarsi se vuole veramente essere un leader. Se a questa domanda risponde sì, fare il passo successivo ed impegnarsi a capire che cosa significa essere un leader strategico. Sicuramente non risolvere il problema di tutti i giorni nel mandare in volo gli aeroplani. Non solo quello, ma come si pone questa organizzazione nel contesto del Paese? Perché esistiamo? E dare risposta a queste domande, allora sì che sarete dei leader strategici. E prima di far questo, siete in grado di dare l'esempio o no? I valori ai quali avete fatto riferimento sono veramente elevati? E approfitto di questa splendida occasione per parlare ai miei. Vi ricordo che nelle fasi evolutive della nostra organizzazione siamo passati attraverso le parrocchie, le cordate, e quindi prima ancora del leader dobbiamo mettere l'organizzazione davanti a tutto. E il leader non ha senso se non ha in mente il fine dell'organizzazione. Allora, se oggi porterete a casa un pezzettino di questo mio pensiero, sono sicuro che avremo fatto un grande salto avanti. Nella mia leadership partecipativa ed inclusiva, io so gli handicap che ho, ma ho già sperimentato la leadership eroica e sono rimasto da solo con la sciabola sguainata e gli altri mi seguivano a 100 metri dietro. Allora per me è più importante fare un passettino, ma tutti quanti insieme, caricarmi il fardello di incomprensione, di riluttanza al cambiamento, ma tentare di fare una massa critica, avere un integrale medio di convincimento che quello che stiamo facendo è la cosa giusta. E non la stiamo facendo per noi, lo stiamo facendo per l'organizzazione e per il Paese. Grazie. Bene, grazie, grazie, comandante. Che aggiungere nulla se non una, come dire, un elemento quando appunto il comandante fa riferimento a una leadership situazionale, a una leadership partecipativa, a una leadership inclusiva, questo mi dà ancora più forza in termini di ricerca, in termini di sviluppo, che tutto ciò che stiamo indirizzando nel nostro laboratorio, anzi il vostro laboratorio, dove insieme, congiuntamente, nel laboratorio Strategic Human Resource Management per l'innovazione dello Stato Maggiore, in partnership con l'Università di Firenze, l'Università di Madrid, l'Università di Bordeaux, l'Università Libre di Bruxelles e non ultimo la Business School dell'Università di Montreal, dove insieme con l'ufficio Innovation Management le sue parole ci rinforzano fortemente nel analizzare e focalizzare non tanto e diciamo il leader, ma quello di costruire un processo distintivo della leadership in organizzazioni complesse. Quindi questo veramente, comandante, la ringrazio. Io, se ci sono domande, io avevo, mi ero già prenotato, quindi al limite insomma, approfittiamo poi se ci sono domande. Tanto complimenti al generale Vecciarelli, perché io ero un po' preoccupato stamattina. Perché il mio discorso avevo anche distinto un po' la leadership autoritaria da quella autorevole. Lei mi sembra l'emblema di una fantastica leadership autorevole che si fonda proprio sui principi più sani e onestamente con tantissime similitudini poi con il mondo manageriale. Lei ha parlato di managerialità ed è verissimo, voglio dire, quello che è più importante è trasmettere il messaggio e cercare di credere tutti in un obiettivo comune. Ed è vero anche, io ero estremamente timido quando ero molto piccolo, e effettivamente uno poi cambia, cioè si riscopre, no? Inizia in un modo la propria carriera e poi magari la finisce in un altro. In merito alla
domanda complessa che lei mi ha fatto, sì, le faccio un esempio. Intanto vorrei fare i complimenti e citare anche un concetto che mi sembra aveva accennato il colonnello Cristiano Galli, in merito al dinamismo, dinamicità, alla necessità del cambiamento, alla necessità di apprendere in virtù del fatto che il mondo è complesso, veloce e dinamico. Noi, innovazione tecnologica, noi abbiamo un dipartimento sull'innovazione, sui consumi, come accennava prima mio fratello, che è un dipartimento sul quale noi abbiamo investito quasi 300 milioni di euro, e forse siamo l'unica compagnia italiana privata ad aver investito così tanto in formazione e innovazione tecnologica negli ultimi 2 anni. Responsabilità sociale. Noi siamo un'azienda come idea con un concetto di low profile molto, molto forte, nel senso, per noi è stato sempre fondamentale essere low profile, ma come responsabilità sociale abbiamo creato un'importante fondazione che al servizio di quei marittimi che hanno avuto dei problemi. Noi ne abbiamo oltre 5.000 italiani, che magari chi ha avuto dei problemi, i figli, le problematiche sociali della famiglia, proprio al servizio. E questo crea un forte senso di appartenenza, e soprattutto il non raccontarle un problema. Noi nel nostro bilancio sociale raccontiamo quanto di buono facciamo, ma non per farci una bella pubblicità, perché probabilmente non era neanche in linea con quella che era la politica di mio nonno, ma in verità lo facciamo perché i buoni esempi poi rendono tutti più vicini e probabilmente anche più generosi. Noi abbiamo fatto con la nostra associazione, io per esempio, la nostra fondazione oggi fa dei progetti molto importanti in tutta Italia, e tutti i nostri associati in maniera individuale o con la fondazione o per fatti loro seguono. Quindi i buoni esempi servono chiaramente anche per affascinare e poi far comprendere. Ma in merito al concetto di carisma vorrei essere un po' più chiaro, ovvero Gruppo Grimaldi entra in una complessa organizzazione finlandese nel 2006, un'azienda da 2.000 dipendenti, 700 milioni di fatturato, molto molto complessa. Arriviamo lì 2006, mio padre prima, io dopo, organizzazione complessa 2008, Lehman Brothers, 2009 crisi. Bene, arriviamo lì, ci rendiamo conto, manager preparati, di altissima qualità, mancava il leader. In buona sostanza ci siamo quasi trasferiti, mio padre, mi ricordo che un periodo, 2 anni, si trasferì completamente in Finlandia, una compagnia che in un solo mese, nel dicembre del gennaio 2019, perdeva 17 milioni in un mese. A un certo punto abbiamo detto, questo è un problema, può compromettere le sorti di un'azienda come Grimaldi, che ha investito in tanti anni, perché chiaramente una società figlia che ha una perdita di questo tipo può far, tra virgolette, vuol dire, collassare tutto il sistema. Bene, cosa mancava? Mancava cuore, passione, spirito di squadra, e mancava il leader carismatico, perché c'era un leader, ma non parlava con la gente, non aveva quella capacità di trasmettere, di far venire i brividi, come onestamente il generale mi ha fatto venire nel suo discorso, non riusciva ad avere anche l'umiltà di ascoltare, come diceva il dottor Profumo, le necessità, ma addirittura in maniera arrogante non permetteva a nessuno. Io mi ricordo che quando mi trasferii con mio padre, la prima cosa che noi chiedevamo a tutti i manager: diteci quello che pensate, cosa voi fareste, come cambiereste questa azienda, cosa si può fare per migliorare questa azienda. Noi purtroppo, chiaramente andiamo a contestualizzare, abbiamo una certa propensione alle battaglie quotidiane e commerciali, e siamo sul campo tutti i giorni, e chiaramente i nostri risultati sono quotidiani e giornalieri. Quello che io vedo, quando tu prepari delle persone, fai fare degli ottimi corsi di formazione, è come i figli, l'educazione magari è la stessa, ma il prodotto è profondamente diverso. Allora, quello che dico, il nostro concetto, è quello che noi pensiamo come carisma, è inteso come la leadership carismatica di colui che, dopo una certa preparazione, riesce a trasmettere, a portarsi, a trainare la squadra. Grazie. Ok, grazie, grazie. Domande? Buonasera, Montuomoli, sono un medico del 118. Ringrazio per l'opportunità di partecipare a questa conferenza su un tema che è strategico anche per noi in sanità.
La domanda è questa. Abbiamo visto che alla leadership ci si può allenare, si può far crescere, però per poter esercitare la leadership bisogna avere potere. La domanda tecnica è: quali sono, diciamo così, le modalità per acquisire questo potere per poi esercitare la leadership? La domanda è rivolto al relatore del panel, chi in qualche modo vuole. Sì. Quello di ricercare e usare il potere è uno dei passi fondamentali. Come fare? Innanzitutto, e vi racconto un altro aneddoto, questo che è divertente. Qui abbiamo le sedie di Fantozzi, non sentiamo quello che si sta trasmettendo, quindi caro comandante, io mi alzo in piedi perché se devi fare il leader non puoi star seduto a 20 centimetri da terra, perdonate. Quindi vi dicevo, ricerca e l'uso del potere, e vi stavo raccontando questo aneddoto. Ci portarono a visitare la CNN e la Coca-Cola. In entrambe le aziende, appena si entrava, c'era un bel cartello da una parte dove CNN Leading or Leader Words News. Il leader quindi era importante. Ci spostammo nel pomeriggio alla Coca-Cola e, arrivando su questo piazzale dove c'è un grattacielo e una palazzina bassa per far conoscere i prodotti della Coca-Cola, come arrivano a fare la pubblicità della Coca-Cola e così via, c'erano due L, avete presente queste vele, no? Queste opere d'arte che si muovono col vento? Due L e una fontana d'acqua. E un mio collega gli chiese: ma perché non due C? Coca-Cola, perché lui disse che la Coca-Cola era fondata sulla leadership and water. Quindi la prima cosa per avere potere si fa con la competenza, bisogna conoscere il proprio lavoro. È vero che al nostro livello strategico alto puoi essere ignorante in tutto e tentare anche di amministrare quello che ti hai messo nelle mani, ma ci vuole competenza. Cioè, io se mi dovessi muovere nel campo di Alessandro Profumo, mi muoverei andandoci di piombo. Quindi la competenza, a mio avviso, è un elemento fondamentale. Se parli e dici stupidaggine, il potere l'hai perso immediatamente. Dopodiché bisogna avere cura del personale. Il personale è quello che muove la macchina, non la macchina in sé. Chi dà gli ordini è il personale. Bisogna curare il personale a tutti i livelli, a volte anche dandosi qualche pizzicotto sullo stomaco, e io vi posso garantire che me ne do tanti. Ma bisogna tentare di spiegare mille volte le cose e soltanto a un certo punto applicare quel potere, che tra l'altro in noi militari non è neanche tutto dovuto. Ovvero, io per esempio non posso licenziare, se potessi saremmo molti meno in questa stanza. Secondo me la ricerca del potere sta nel saper comunicare quello che provo a fare, motivare, educare, delegare l'autorità. Cioè, io vorrei, e qualche volta vi giuro, risolverei i problemi con un SMS, li risolverei dopo 5 secondi, ma preferisco mandare in coordinamento, e parlo per i miei ufficiali di capo di Stato Maggiore, questa pratica che fa questo giro lunghissimo, affinché mi portino la soluzione. Molte delle volte è la stessa soluzione che io avrei potuto applicare un secondo dopo. Ma per me questo coinvolgimento è importante, condividere la soluzione è aver potere, dare potere, ma anche la delega è dare potere a tutti i livelli, non può esistere un'organizzazione se è concentrata su di te. E poi è quello di saper sviluppare il lavoro di gruppo, e con tutto il buon impegno che ci stiamo mettendo. Il potere poi si raggiunge mostrando coraggio, dando l'esempio. Non si può predicar bene e razzolar male,
e quindi con queste poche accortezze io penso che il potere uno lo acquista. Bisogna dedicarsi, bisogna avere passione per il lavoro, bisogna mostrare la via, crederci, ripetersi, e per far tutto questo ci vuole competenza. Grazie, grazie comandante. Altre domande? Prego. Sì, buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Sergio Fulvio, sono un medico dell'aeronautica. C'è una parola che forse oggi non è stata detta, che però è stata sottintesa fin dalle prime relazioni, ed è fondamentalmente penso una cosa molto importante che deve fare un leader, e cioè motivare i follower. E fondamentalmente io mi sono occupato di formazione per diversi anni, e anche nell'ambito della formazione, quando uno fa una lezione, il linguaggio non verbale, il modo di presentarsi agli allievi, eccetera, fondamentalmente tendono a motivare gli allievi stessi, per cui fondamentalmente ti seguono in quanto pensano che quello che tu stai dicendo o quello che tu stai facendo, oppure le azioni che tu vuoi portare avanti nel tuo lavoro di leader, sono effettivamente quelle giuste, quelle importanti, quelle che fanno crescere anche loro. Quindi credo che la motivazione, ecco, io credo che il discorso del signor capo di Stato Maggiore è stato proprio un esempio motivazionale nei riguardi del personale dell'aeronautica. Credo che questa qua sia una cosa importante. E mi aggancio a una foto che è stata mostrata stamattina, in cui ci stava un uomo che camminava da solo su un ponte e dicevano: un leader che non ha i follower non è un leader, è uno che si sta facendo una passeggiata. Allora, siccome oggi ho sentito anche parlare di corsi per follower, non capisco come si possa imparare a diventare follower. Credo che questo sia un compito del leader, di imparare a diventare leader e quindi avere i follower. La ringrazio. Grazie della domanda. Non so se qualcuno dei relatori vuole rispondere. Sì. Sì, a mio avviso, poi ognuno, siamo stati tutti follower, ed è stato il periodo più bello della mia vita, penso anche della vostra, gregari in ala senza alcun pensiero. Per chi fa il pilota sa di cosa parlo. Io penso che il leader ha una responsabilità, e se riuscissimo a condividerla questa responsabilità, i follower saprebbero come fare. Ovvero, abbiamo sempre parlato di mentoring, di coaching, di teaching, ma non lo mettiamo in pratica. Vogliamo venire fuori da questa riunione con l'idea che ognuno di noi si fa carico della preparazione alla leadership di due altri più giovani e l'avremmo addestrati? Ecco, io questo lo dico spesso, non ho l'occasione di dirlo a tutti come oggi, ve lo rilancio. Cioè, fare il follower è un mestiere difficile, non si sa a chi guardare, però una soluzione empirica attuata da quando ero bambino al gruppo, ho visto tanti comandanti, tutti con parte di bene e parte di male. Se ognuno di noi guardasse ai propri comandanti con riferimento a quello che ha fatto di bene, già sarebbe una grande lezione. Bene, io direi a questo punto ringrazio i relatori. Siamo, diciamo, tabella di marcia un quarto d'ora in ritardo, e a questo punto io, ringraziando i relatori, passerei all'ultimo panel della giornata. Grazie a tutti, grazie. Grazie, prima di passare la parola al prossimo panel, che nel frattempo chiedo di posizionarsi, chiederei gentilmente ai relatori di portarsi verso la